Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. Allora, eccoci qua, iniziamo a novembre. Come già dissi a fine precedente video, le partite di Coppa, e parlando di partite di Coppa si parla in questo caso di questa qua, almeno per questa stagione, chiaramente del gioco, ho deciso di saltarle, cioè di simularle. Se si va avanti bene, altrimenti male. Poi se invece dovessimo andare avanti, cominciamo a entrare, diciamo, in fasi importanti, becchiamo squadre forti che possono essere così, tra virgolette, utilizzate come test, vedere come si comporta la squadra contro quelle forti, con la qualità che abbiamo adesso, allora forse giocherò. Ma eventualmente questo solo se, ripeto, becchiamo squadre forti. Per ora continuo a simularle. Poi magari si va fuori anche se il discorso si va completamente, diciamo, a puttane, via, tanto per capirci. Comunque, iniziata, vai, dopo 17 minuti 1-0 Luton 2-1. Peccato perché l'avevamo anche pareggiata, almeno momentaneamente, ma poi dopo 10 minuti da pareggio abbiamo ripreso gol. Quindi siamo fuori. Seconda partita, ancora una volta di coppa, e mi dispiace, ma anche stavolta la simulo. So che per ora sia, chiaramente in questi video specialmente, ma anche da quando è iniziata la serie ho simulato molte partite, soprattutto rispetto agli altri anni. L'avevo detto. Stavolta la serie sarà un po' più soft, ecco, saranno probabilmente meno partite, infatti è così, giocate. Tanto vabbè, 1-1. Però mi sento di far così, almeno quest'anno, poi sono sbotte le partite in Inghilterra, quindi veramente sarebbe secondo me una cosa troppo lunga e impegnativa sia per me fare la serie e per voi guardarla probabilmente. Comunque 1-1 andiamo supplementari. Andiamo un po'. Per rigori o si prende gol? Siamo a rigori e si va a fare rigori. Beh, abbiamo iniziato molto bene, questo video va. Finalmente giochiamo. Terza partita del video, ma in realtà, beh, prima partita di campionato del video. Giochiamo in trasferta contro il Swindon. Siamo, sì, penso sia Swindon Town. Sì, tanto ormai siamo tutti così, almeno lì in queste serie qua. Ok, così per i completini. Squadra, insomma. No, qualche cambio. Se mi fa già tutti e per fare posa a qualcuno. Ma direi di mettere lui. E di mettere anche Binnon Williams sulla destra, anche se non è il suo ruolo. Per il resto. Ma diamo fiducia a lui, a posto di Cooper, farlo un po' riposare. Anche se Cooper ora credo sia il nostro capocannoniere, credo. Attenzione! Nella mischia, non abbiamo buttato il pallone via, come usa dire, per liberare l'aria. Infatti, purtroppo, addirittura subiamo il gol. È buona! No, cosa ti sei mangiato, Riveros? Grande palla dei Gredi. Però Riveros purtroppo non ne approfitta. Vediamo un po' se succede qualcosa nell'angolo. Mamma mia, colpo di testa brutto. Ancora Riveros! No! A parte che era fuori gioco, ma di. Ancora Riveros! E ancora non becca la porta, o perlomeno non fa gol. Ocred! No! Grande tiro d'Ocredi, ma grande parata del portiere. Vai, Caicedino! Almeno il pareggio! 1-1 al 78esimo, finalmente! Era ora di. No, per l'occasione che abbiamo avuto, quantomeno il pareggio è più che giusto. Attenzione, attenzione nel mezzo, è da solo. No, ragazzi, no, abbiamo pareggiato ora. Anion, non la fa entrare, meno male, ma che patimento. Finisce così, 1-1. Diciamo che, vabbè, chiaramente. Sia per il discorso di campionato e coppe, sì, il video era iniziato nei migliori modi, perché in tre partite, appunto, anche se sono non sono state tutte le campionate, abbiamo fatto solamente un punto, diciamo, senza persa e pareggiata. Però, tutto sommato, per come si era messa la partita, direi che può andare bene il pareggio, cioè, meno male, perché veramente sembrava che il pallone non volesse entrare. Comunque, nonostante il pareggio della partita precedente, siamo sempre terzi. E chissà cosa farà il Mansfield, che come già dissi nei precedenti video, per ora è la squadra
che sta veramente dominando il campionato. Prima da sola aveva una partita in meno rispetto a tutte le altre, o perlomeno a noi. Sì, ok, vai, iniziamo. Stavolta Ogulo lo faccio giocare. Si è sentito un po' la sua mancanza in attacco, soprattutto la sua, tra virgolette, velocità. Vai, Ogredi, becca la porta! Mamma mia, che palo! Vai, Ugu! Allo scadere del primo tempo, la sblocca lui. 1-0. E andiamo. Proprio colui che nella scorsa partita non ha giocato. Adesso c'è e si vede. Attenzione, da qui 2-0. È una sentenza oggi, Ale, come tira fa gol. Bene. Bravo, Ocredi, di prepotenza. 3-0. Partita direi definitivamente giusta. Mi è piaciuto perché Ocredi non è la prima volta, ma gioca anche abbastanza di più. Non male. Facciamo l'ultimo cambio. Vabbè, la chiusura non ve l'ho fatti vedere, sono soliti cambi. Comunque, stavolta sì, guarda. E andiamo, finisce così. Un bel e meritatissimo 3-0. Buono, buono, buono. Siamo tornati alla vittoria in grande stile, eh? Bene. Siamo secondi, a pari punti con Luton Town. Mansfield ancora una volta a 5 punti dalla seconda, che in questo caso siamo noi, ha una partita in meno. Le vince tutte, eh? Quelle fa le vince. Comunque, prepariamoci per la terza partita del campionato di questo video. Completini, direi vesti. Faceva piacere, faceva più prove di loro in quell'arte, però pure poi che non ci si capisca. Allora, no, direi di fare qualche cambio, tanto per far riposare qualcuno e fare un po' di turnover. Ma mettiamo lui lì. Basta, no, Ugu ci vuole, così come credi, loro due ci vogliono. Vai, Rivero, subito, buttala dentro e si sblocca così. Dopo 3 minuti, Rivero. Grande fortuna, il fatto che avevamo avuto le palle e poi lui è rimasto comunque da solo, faccio vedere il play, qui rimpallo, qua abbiamo pure, dato il reverse da solo, però meno male siamo stati bravi almeno a concretizzare questa occasione. Mamma mia, meno male ha preso il palo, si è sentito. Vai, credi, sportellate col difensore, tira e niente, attenzione Caicedo! 2-0 e andiamo. Buono, buono, buono. Una buona partenza, o perlomeno un buon primo tempo. Attenzione! È insidioso, si era abbassato. Ma è andato fuori. Attenzione! Dal nulla più o meno. Così la riaprono al 70esimo. Occhio, bimbi, perché manca sempre tanto. La buttare dentro Ugu 3-1. Ale, meno male, guarda, ti dico la verità. Avevo un po' di timore, dopo che loro hanno fatto il gol del 2-1, insomma, cavare aperto la partita, sta a vedere, Invece meno male Ugu l'ha messa dentro e mi ha tranquillizzato un po', ecco. Attenzione! 3-2. Così. Un'altra volta, da nulla, da una punizione. Qui hanno fatto, vabbè, uno schema semplice, però molto efficace. E nulla, dai, manca poco, però stanno attenti. Poi ci ho capito nemmeno nulla, perché hanno fatto con sarebbe sentito un po' di esultanza, comunque un po' di voce dai tifosi di loro, nulla. Quindi inizialmente l'avevo capito se era con no. Comunque, dai, manca poco, Dai, vai, passa di là, chiudi la, vai, Weir. Ale, vai, 4-2, è finito, definitivamente. 90esimo, però, ha fatto quello 89esimo. Buono. E Ale, fatti, 4-2. Partita un po' strana e sicuramente loro, per quello che hanno fatto vedere, meritavano qualcosa di più. Però, alla fine, meno male, siamo riusciti a pareggiare, e a vincere, scusate. Ultima partita del mese di novembre. Giochiamo proprio con Mansfield, ultima perché comunque controlla il calendario. Quindi niente, giochiamo Mansfield è ancora prima, a 3 punti di distanza da noi. Quindi
quindi vuol dire che probabilmente ha pareggiato o ha perso, non ricordo quanti punti ci avessi prima, però ha una partita in meno rispetto a noi, quindi anche se dovessi vincere questa andremo sì momentaneamente a pari punti, però poi loro hanno una partita in meno e possono eventualmente allungare. Comunque, bando alle chance, iniziamo a giocare, una osina, ho deciso di mettere titolare Binnon Williams, oioi, fammi andare, non ci va, ok. Binnon Williams come terzino destro, è vero che lui è sinistro, ma preferisco far giocare lui, anche se non è il suo ruolo, piuttosto che quell'altro, perché innanzitutto vabbè, come qualità totale, momentaneamente ha uno in più di Wiseman, che lo vedete in panchina. Poi Wiseman ha 31 anni e lui 22, quindi è più giovane, quindi cresce di più, e niente, mi garba di più come caratteristiche, quindi anche se non è il suo vero ruolo, lo preferisco rispetto a Wiseman. Attenzione, subito pericoloso il Mansfield. Vai O'Grady! No! Boia, ha fatto un bel tiro al volo, peccato di. Fuori comunque, al lato di poco. O'Grady! E stavolta c'è la rete di O'Grady, becca la porta! Di potenza, al 22esimo, la sblocca lui! E andiamo, Dio, cattivissimo contro la bandolina. Bene, bene, abbiamo iniziato bene con la... Secondo me è giusta mentalità a questa partita, con la voglia di fare risultato. Bene, bene, bene. Boh, traversa così, portiere fermo, immobile. Attenzione! Si è lasciato tirare. Si è lasciato che facesse cosa ne faremo. Sì, purtroppo. Bella roba, O'Grady! Vai, Ogu! No! Perché l'ho voluto mettere nel mezzo? Devo provare a tirare. Vai, vai, vai! Eccolo lì! Ma che culo! Ma che culo! 2-1 all'87esimo! Riveros! Mamma mia, che culo! Addirittura la telecamera stava andando dall'altra parte. Infatti non si è visto benissimo il gol. Ma vi faccio vedere, prego. Guardatevi che culo. Un casino vinto. Tutum! Arriva palla di Riveros. Boom! Al volo di destro. E andiamo lì. Attenzione, ancora finita. Guardiamo se la chiudiamo definitivamente. Ecco, no, si è sciupata un'occasione veramente, sarà in 20 dentro l'aria. Dai, vabbè, la cerchiamo, infatti finisce così, stavo per dire, cerchiamo di prendere palla. Comunque, finisce così, 2-1. Direi, vabbè, una partita che poteva finire in qualsiasi modo, e meno male è finita con la nostra vittoria. Come vedete anche le statistiche, sì, siamo in vantaggio noi, ma non clamorosamente, ecco. Quindi anche le statistiche dicono ciò che ho ribadito prima. Bene così. Via, siamo riusciti a battere addirittura la prima in campionato, Ale, finalmente, eh? Cioè, Dio, che hanno perso. Oi, oi, guardiamo un po' come siamo messi adesso. Siamo primi, però il Mansfield è una partita in meno. Quindi, arriva la prossima partita, quella di dicembre, e poi arriva le classiche conclusioni. Eccoci arrivati qua, sabato 9 dicembre. Allora, giocheremo contro il Barnet in casa. Dando uno sguardo alla classifica, si può vedere che Mansfield è tornato alla vittoria, ha vinto... E è tornato prima da solo, a 3 punti da noi, però solamente 3 punti rispetto ai 5, se non sbaglio, 5 con una partita in meno che aveva prima. Quindi diciamo che a livello di prima posizione si è riaperto tanto il campionato. Il problema è che guardando sotto si rende conto che nel giro di 5-6 punti, anzi 4-5 punti siamo tutti lì. Quindi basta un piccolo falso e delle vittorie... Vengano dal basso e veramente per quanto ci riguarda la situazione cambierebbe un po'. Però sicuramente anche se potevamo far meglio, soprattutto nella prima partita di campionato che abbiamo pareggiato, quindi potevamo vincere, direi che anche questo qua, questo video qua, questo mese qua è andato molto bene, perché appunto addirittura ad essere terzi, adesso siamo secondi, ha solamente 3 punti alla prima, quindi bene bene bene. Comunque questo è quanto. Guardiamo un po' quante partite ci aspettano a dicembre. 5 partite di campionato. Vedrò se simulare qualcosa, perché comunque adesso ce lo possiamo permettere, secondo me. E comunque meglio simulare quando è possibile, per diciamo ottimizzare un po' i tempi. E niente, non c'ho da dire altro. Quindi per concludere, come sempre, vi ricordo di mettere barra fare se volete queste 3 cose, ovvero lasciate un bel mi piace al video se chiaramente vi è piaciuto, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potete rimanere aggiornati
su tutti i video, soprattutto questi qua, insomma, di queste serie qua. Vi ho detto questo, non mi resta che salutarvi e vi aspetto appunto nel prossimo episodio. Ciao!